Presidente Maggi, allora oggi parliamo di un tema molto delicato, che è quello della vicenda di Adriano Panzironi e del processo che sta per iniziare e che ha visto protagonista proprio l'Ordine dei Medici di Roma, perché voi vi siete, diciamo, avete fatto una denuncia per esercizio abusivo della professione medica. Ci può spiegare le ragioni di questo intervento? Sì, effettivamente è così. Cioè noi come Ordine dei Medici di Roma abbiamo fatto la denuncia contro Adriano Panzironi per quanto riguarda appunto l'esercizio abusivo della professione medica. Perché come ente, diciamo, dello Stato, sussidiario dello Stato, abbiamo l'obbligo di tutelare la salute dei cittadini e nello stesso momento noi la tuteliamo in quanto detentori dell'albo professionale, cioè il fatto di dire chi è abilitato a fare l'atto medico, a fare attività medica. Siccome noi abbiamo avuto innanzitutto degli esposti, che poi siamo andati chiaramente come obbligo nostro, come ordine dei medici, di andare a verificare quello che effettivamente stava accadendo, abbiamo verificato appunto che c'erano delle attività che praticamente andavano a essere corrispondenti ad un atto medico, a ciò che è quello che uno medico ha e è abilitato a fare. E proprio per questo, per tutelare la salute dei cittadini, siamo intervenuti e quindi abbiamo obbligatoriamente denunciato il fatto che secondo l'ordine dei medici vi era un esercizio abusivo della professione. Il giudice che ha, diciamo, fatto le indagini ha ritenuto opportuno proprio di, quindi ha ritenuto buone quelle che erano le nostre, diciamo, indicazioni, per cui ha rinviato Adriano Panzironi a giudizio proprio per esercizio abusivo della professione. Presidente, vi costituirete parte civile? Sì, sicuramente il 3 marzo che inizia il processo ci costituiremo parte civile. E solo voi o anche altre realtà? A quanto mia conoscenza, so che ci sono anche altre realtà ordinistiche, sia mediche che non mediche, che riterranno opportuno, diciamo, poter intervenire in quanto ritengono che ci siano le motivazioni per potersi costituire parte civile. Sicuramente gli ordini dei medici ce l'hanno con certezza. Presidente, lei ha citato la nozione di atto medico. C'è peraltro presentata in Parlamento anche una proposta di legge per definire proprio per legge l'atto medico. Lei cosa ne pensa al riguardo? Io sono contrario a una legge che dice qual è l'atto medico si sa qual è definito ormai da tempo. Addirittura l'Unione Europea, la OMS, ha definito sia l'atto medico che l'atto sanitario, quindi l'atto medico che possono fare i medici, quelle che sono le competenze dei medici. L'atto sanitario è quello che possono fare le professioni sanitarie. Sono ben definiti i comportamenti e quelle che sono le varie competenze delle varie attività professionali. E tra queste non c'è quella che un giornalista può fare, né atto medico né atto sanitario. La dieta, che tra l'altro è appunto tra le cose che vengono imputate a Panzironi, è un atto medico. La dieta è un atto medico nel momento in cui praticamente viene fatta. Perché? Perché voi sapete che possono essere fatte anche da altri soggetti che non sono medici, però hanno necessità di avere un certificato che il paziente sia un paziente sano, che sia una persona sana, che non abbia problemi di salute. In questo caso, se vi è un certificato che attesta che dal medico che attesta che il paziente è in buona salute, se è un fatto di una dieta dimagrante, sicuramente lo può fare. Ove c'è la patologia, o quindi ci può essere un paziente con una patologia, in questo caso il medico dice che c'è una dieta per la patologia e descrive quali sono le cose da prendere o meno, e anche un professionista, sempre sanitario però, può in qualche modo diciamo, indicare una dieta che però deve essere poi validata anche successivamente dal medico. E ovviamente questo è un fatto molto importante perché chiaramente tutela quelle che possono essere delle complicanze che possono avvenire. E su questo, diciamo, è diciamo un dogma che permette anche di salvaguardare non solo la salute, ma anche eventuali complicazioni, perché voi sapete che magari un paziente può anche non sapere di avere alcune patologie. Nel caso Panzironi, noi addirittura abbiamo dei pazienti che dichiarano di avere delle patologie, quindi ancora più grave. Allora, visto il caso Panzironi e diciamo, l'intervento dell'ordine, che messaggio vuole dare ai medici da parte dell'ordine? Beh, il messaggio che do ai medici è che l'ordine dei medici è molto attento a quello che accade e a tutela proprio anche della professione, delle competenze che un medico ha. Un medico che per essere tale deve studiare almeno 6 anni per laurearsi e altri 5 o 6 per specializzarsi, quindi non è un fatto così, diciamo, banale.
E questi anni di studio servono proprio per affinare quelle competenze che servono e sono necessarie per salvaguardare la salute dei cittadini. L'Ordine dei Medici di Roma, in particolare in questo caso, e gli altri ordini che si costituiranno parte civile insieme all'Ordine di Roma, sicuramente hanno questa mission, cioè il fatto di tutelare la professione, tutelare le competenze e quindi di fatto la salute dei cittadini.